Guarda a tutti ciò ormai, benvenuti da Gigrina in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Andiamo ad incominciare il capitolo 5 che si intitola Il bottino dei corvi. Laurentius rivela ad Amicia che nel sangue di Hugo scorre un antico male che si sta risvegliando. Poco prima di morire il vecchio alchimista incarica il suo apprendista Lucas di accompagnare i due orfani a Chateau d'Ombrage, dove saranno al sicuro dall'inquisizione. Perfetto, per cui adesso ragazzi non ci resta che raggiungere sto benedetto Chateau d'Ombrage, dove saranno al sicuro. Sinceramente c'è un pochettino di dubbi, perché tanto qua dove andiamo andiamo, siamo sempre nella cosiddetta cacca pupù. Sono sicura ragazzi che questa storia ci riserverà diverse sorprese, probabilmente che non ci aspettiamo. Chissà cosa sarà mai questo male che scorre nelle vene di Hugo e che ha destato così tanto interesse nell'inquisizione, ragazzi. Oh. Oddio, che c'ha sul collo? Lucas? Yes. What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened. The Great Break, and the macula awoke in Hugo's blood. But what will it do to him? The macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. They change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Noi che ci possiamo fare? Hugo, wake up. Ragazzi, vedete che ha sul collo tutte quelle vene, che è? It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ombrage before nightfall. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs? Oh. He seems well. Let's keep our fingers crossed. Meno per adesso. There are so many! Oh. Aren't you cold? They're everywhere. A little, yes. Hugo doesn't seem to mind. Jump. He's keeping himself warm. Yes, hey, but back. He's too far for my liking. Bene. E Hugo ora come ora sembra stare bene, appunto, ragazzi, però è magari soltanto un momento di benessere. Per l'amore del cielo, io mi auguro che resti così, Hugo? Però i presupposti non sembrano molto ottimistici. Hugo, oh, non correre così tanto, però. Dove vai? Hugo! Ma perché si allontana da me? Perché va via così di fretta da solo? Hugo, maledizione, dove diavolo? Oh, sei, oddio. I'm a knight. An English shield. Where did you find that? Over there, lying on the ground. Listen, Hugo. Put that down. It's not for children. Oh, you're no fun. Come on, let's go. Do you smell that? Oh, ah, it stinks. Ecco. Yes, it's horrible. Oddio. Incoraggiante anche questo, Già c'è puzza, figuriamoci, non oso immaginare di che cosa. Non è che ci starà una moria dei maiali come stava lì da Laurentius. Mamma mia, è stata una carneficina quella. Sì, arrivo. Arriviamo, anzi. Oh my God. Oh. We can't carry on. Amicia, we have to follow the aqueduct. Vuoi passare là in mezzo? Oddio, raga. Ah. Ok, questo non è per niente incoraggiante. No, no. Oh my no, goodness. No. Mi
Amnesia? Do we have amore. Purtroppo temo di sì. We don't have a choice. Dio, però. Ma che è successo qua? Campo di battaglia. Ah, Gesù. Ok. Questo fa. No, amore. Keep moving, Hugo. Come on. Oddio. Questo sì che fa senso davvero, ragazzi. Davvero. Davvero. È di grosso impatto questa cosa. Davvero di grosso impatto. E l'idea che questo povero bambino debba guardare, vedere tutto questo è. Fa male. Ok, ho raccolto dello zolfo. Io direi, visto che ci siamo, di crearci un po' di Ignifer, ragazzi. Ok, soltanto un paio ho potuto. No, no, vieni con me, Hugo. Ho premuto per sbaglio il tasto direzionale. Ecco perché i corvi. Lo so. Madre mia, immaginatevi, ragazzi. Uff. Che puzza tremenda. Immaginiamoci. Questo episodio di oggi inizia proprio benissimo. The horse. Lucas? I don't know. Oh, chissà perché mi immagino che cosa stia succedendo lì dentro. Oh no. Oh, ecco, lo sapevo. Lo sapevo. They're everywhere. Hundreds of them. I don't believe it. Manco io ci credo. Oddio, adesso questi andranno dappertutto. Ok, mi sa che non abbiamo altra scelta. Devo usare l'Ignifer su quel falò là. Passiamo di qua e vediamo che cosa possiamo fare. Ok, ricordiamoci, ragazzi, che queste cose di paglia. Merda, l'ho sprecato. Brava la scema, devo caricare al massimo. Ok, ricordiamoci, ragazzi, che queste cose di fieno non bruciano per tanto tempo, perlomeno così mi sembra che fosse uscito scritto la volta scorsa. Ma va? Allora, ragazzi, non so se state vedendo sti ratti come vorrebbero accanirsi sui nostri poveri corpi e... Non possono avanzare più di tanto. Ok, e vorrei prendere. Ok, grazie. Grazie, ragazzi, grazie. A questo punto direi di chiamare anche sti ratti Franco. No, visto che ci stanno i ratti in Layers of Fear, li abbiamo chiamati Franco. Direi che tanto vale chiamarli così. Allora, sta torcia io penso che si possa accendere, infatti. Tac. Perfetto. È minuscolo lo spazio su cui passare, però. Ah, prendiamo quello che possiamo. Grandioso, salito, quello che è, bla bla bla. Pietre. E restiamo vicini a questi fuochi, ragazzi. Allora, che cosa possiamo fare? Perfetto. Premi ripetutamente per girare la manovella. Perfetto. Lo facciamo subito. Non so a cosa servirà questo. Però, ah, ok. Per tagliare uomo, pratico. Perfetto, buona sapersi. Hugo, you're going to have to go through. Ma come fa? I can't. There are rats everywhere. We have to clear a way through. Io devo dargli fuoco a sta cosa. Ma come faccio se mollo? Ecco, come faccio, che succede? Allora, devo provare a vedere se posso accenderla da qua, ragazzi. Ah, non ne ho più. Ok, per fortuna posso crearne un po'. Ok, almeno 6. Dagli è così. Diamogli fuoco e dai. Perfetto. Coraggio, Lucas. Coraggio, Lucas. E tieniti pronto, Hugo, perché dovrei andare a prendere quei maledetti bastoncini. Vada, vada, non cincischi. Yes, yes. Be careful. I did it. I made it. Grande conquista, Hugo. Oh, si però torna indietro, dai. Uno ne ha preso, poi ne prendo un paio, no? Amore, va bene lo stesso, dai. Lo so, Lucas, lo so. Allora, sto coso quanto durerà, sto bastone? Non ne ho idea, però dobbiamo muoverci. Che figata, ragazzi, che pure Lucas si appoggia a noi in cerca di rifugio. Bellissimo. Into the grass quickly. He mustn't see us. Oh, e merda. His lantern.
Potrebbe essere comoda. Sì, sì. He's coming. Per spegnere le lanterne dei nemici con un colpo di fionda per esporre i ratti. No, ma dai, che figata. Merda, mi scordo sempre che devo premere L1. No, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, se premo R2, ragazzi, L2 mi vede. One eternity later. E che in modalità silenziosa, ragazzi, non mi fa lanciare. No. Ah, ok, vabbè. Quindi c'è, cioè, pure se si accorge di noi, poco importa, perché tanto l'attimo dopo verrà divorato tipo in 3 nanosecondi, quindi poco importa in pratica se ci vede o no. Dobbiamo correre, suppongo? Mi sa di sì, mentre i ratti banchettano, mentre i vari Franco banchettano. Perfetto. No, non disperare, Lucas, non disperare. No, continuo a sbagliare. Ok, ci siamo. Top, prendetevi questa e possiamo colpire lì, perfetto. Per far calare il ponte. Attenzione. Oh! E mo? Che mi si è morto. Ok, ma io che gli devo fare? Che gli dovrei fare questo pezzo? Aspetta un attimo, scusa. Se prima invece colpissi il ponte, no? Vediamo, vediamo se sei capace di venire. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ah, non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Non avevo visto che c'aveva la... che c'aveva la torcia, non me ne ero accorta. Cioè, sei andata lì super spavalda. Sì, dai, vieni, vieni. Secondo solo, ci deve essere altro che possiamo fare prima che passare quel ponte. Forza e coraggio. Allora, proviamo a riaprirlo, vediamo che altro possiamo fare. Il fatto è che se questo ci piglia... Non so se provare a colpirlo in qualche modo. Allora, proviamo a venire da qua, a nasconderci, anche se suppongo che non servirà a niente, perché... cioè, ci ha le costole. Il pezzo di merda ci ha il sud da mettere le costole. Ecco, ah. Allora, scappare mi sa che non è un'opzione. Che c***o. One eternity later. Ma a meno che, ragazzi, non gli devo... non lo devo colpire. Non so se ho molte altre scelte. Che c'ho solo 3 sassi. Aspettate. Proviamo. Era così semplice, ragazzi. Sono stata qua tipo 10 minuti a darmela a gambe come una perfetta imbecille. E invece era così semplice. Il tempo che c'è, tipo, se faceva tanto lo spavaldo, io ho piazzato un sasso in testa e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Allora, non possiamo migliorare niente, niente di niente. Va bene, allora lasceremo qua il tutto. Posso andare di sopra? Resta un attimo qua, Non vi muovete, ragazzi. Fatemi vedere cosa c'è qua sopra, se c'è qualcosa che posso prendere. Tessuto! Questo amico gli è andata proprio da merda. Corda e salnitro, perfetto. Cavo, l'hai preso? Sì, ok. Tanto per cambiare. Come stiamo? Let's go. Not a sound. Okay. Resta con me, Yugo, via qua. Ma vieni qua! Ho premuto di nuovo per sbagliare. Ok, andiamo. Allora, quello lo devo accendere sì o sì, suppongo, no? Non me lo fa prendere. No. Non mi fa prendere l'ignifer, ragazzi. Vabbè, per adesso direi che ci possiamo accontentare di questo, anche se probabilmente avrei dovuto prima accendere qua. Ok. Ah, vabbè, uso la... dove? Che palle! Che palle, qua c'è sto vaso a nostra disposizione. Pietre e vasi ne abbiamo già abbastanza, per cui dovremo distrarlo in qualche modo. Ce n'è un altro anche laggiù, che probabilmente se ci dovesse vedere sarebbe un problema. Mind you don't get burned. We're making too much noise. They're going to spot us. Ok, se lo dici te, che cosa dovrei fare, scusa? Magari attirarlo qua. Proviamo ad attirarlo qua, ragazzi. Vediamo che cosa succede. Tiriamolo in mezzo ai ratti, va. Vediamo un po'. Poi che faccio? Lo ammazzo? A voi gli spacco la lanterna. Oh! No. Toma. Divertitevi, ragazzi. Yuhu! Festa e fiera.
Allora, laggiù ce n'è un altro. Non so se abbiamo notato questa cosa, che laggiù ce n'è un altro. Oltre vari franco, qua c'era un altro vaso, vero? Direi di approfittarne, di prenderlo, di lanciarlo in mezzo ai topi. Amico, eccolo, sprecato come una brava imbecille. Aia, 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 aia. Dovevo prendere il vaso. Datemi un attimo de respiro, ragazzi, ok? Ma quello là io non so se verrà di qua. Vabbè, allora per adesso direi che me ne frego. Andiamo avanti per la nostra strada. Che ci frega, ma che ci importa? Se il soldato non viene di qua. Qua c'è qualcosa che posso prendere? Sassi, ci sono anche arti umani. Meraviglioso, nel caso uno dovesse perderne uno. Sempre comodo non poterlo sostituire, certo. Ok, come ha fatto Marcus nella discarica in Detroit Become Human? C'ho pezzi che non funzionavano. Ok, ci dobbiamo attaccare a sto grandissimo. Oddio, che... Ah? I denti. Oddio, ma che sta da fa'? We need to pass below the aqueduct, Amicia. But the rats are everywhere. Shh. We'll find a way. Oddio, ma che stanno facendo? I might have a chance if I go alone. Allora, aspettate un attimo, perché non ho seguito tanti vostri ragionamenti, ragazzi, eh. Oh! Fucking stand these rodents. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. Ma va, se sono affamati, direi pure che forse non fanno altro che mangiare, no? Giustamente, se hanno fame. Vabbè, allora di qua. Ok, possiamo andare di qua adesso che. Ok, aspetta, però Vareto, potrei avere una chance se andassi da sola. Restate qui, ragazzi, eh. Pericolo scampato per un pelo di culo, ragazzi, eh. Oh oh, sta tornando. Dov'è Lucas? Ah, ok. Qua. Perfetto. Salve, amico. Buon uomo, come butta? Butta bene? Allora, di qua io non ci devo andare. Questo è poco ma sicuro. Questo qua, ragazzi, c'ha un elmo. Per cui ucciderlo direi che è totalmente fuori discussione. Perché non vai da là? Sì, ma dove devo andare? No. No, però, così se fa, così se può. Aspetta un attimo, non è che gli devo andare tipo dietro. Ho sprecato un vaso, vabbè. Come non detto, la mia strategia ultimamente fa proprio altamente cagare. Vabbè, no, così no, no. No, 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 non ci siamo, non ci siamo. Allora, ricapitoliamo un attimo la nostra strategia di oggi. Secondo me gli devo andare tipo dietro, ragazzi. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. Ok, vediamo se questa è la strategia migliore. Ah, finally! Christ! Allah for that! What are you gonna do with it now? Well, I'll have to think about that. Ok, 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 ok. Scusate il silenzio, ragazzi, ma ero talmente tipo cagata in mano che qualcuno mi vedesse. Andiamo, ragazzi! Yes. Adesso sì che possiamo andarcene, perfetto. Gli dovuta stata attaccata alle chiappe, c'era un certo odorino non proprio gradevole, ma dai, meglio di niente, almeno sono riuscita a recuperare la torcia senza farmi ammazzare in pratica. Va bene, la torcia la appoggerò qua. Come on. Andiamo, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Niente paura! C'è qui Amicia che troverà sempre una soluzione, sì, dopo essersi fatta ammazzare tipo 10 volte. Allora. Amore, lo so. Come fa ad ignorare una cosa del genere? No, sul serio, dimmelo. Allora, cari miei franco, direi che potete farvi degli ottimi pasti. Direi proprio di sì. Mamma mia. Allora, l'effetto sonoro che ci hanno messo, ragazzi, quando vanno a prendere da mangiare è veramente. Yes, we can't stay here. Come on, inside. Qua la situazione non è che è molto migliore. Dove? Oh oh. Ah, qua si è pure chiuso, perfetto. La torcia, la torcia. Ah! Salve, buon uomo! Vabbè, madonna santa! Quanti ne devono uscire ancora? Oddio, non è.
Lo devo far divorare, ragazzi. Ci hanno messo sta musica per farti sentire ancora di più in colpa. Amicia! Don't leave me! I'm begging you! No! Mi dispiace! You go, this way! Mi dispiace! Mi dispiace davvero! Non è che potevo accendere qua prima che lo fa- prima di farlo divorare. Che roba però, dai. Mi dispiace, allora, anche se, se magari... No, vabbè, però questo qua mi sa che era uno degli inglesi. Poverino, raga. Oddio, poverino, non lo so, magari ci avrebbe... Ecco, perfetto. Eh certo. Cioè, probabilmente ci avrebbe ammazzato lo stesso se non ci fossimo trovati in questa situazione, eh. Quindi, però, la situazione di per sé è stata veramente di una tristezza assolutamente unica. Allora... l'ho visto. I don't see any other way. Accidenti! Allora, Quadello di sorpresa. Take this. Cos'è? What do you want me to do with this stuff? Somn them. You see, mix them together. Oh, ora puoi creare il Somnum. Tieni premuta R1 per aprire il menu selezione. Elimina i nemici silenziosamente. Perfect. Now you're going to crush it on his face. Are you serious? Lucas. Oh, il Somnum addormenta per sempre i nemici. Arriva cautamente alle loro spalle e premi triangolo quando compare il coro per utilizzarlo. Questo prima, ragazzi, ci stavo a pensare che mancava un elemento per uccidere i nemici silenziosamente. Ve lo giuro che ci avevo pensato, però non ho voluto dire niente perché ho detto magari non c'entra tanto con la dinamica di gioco. Però già che adesso c'è, già che adesso c'è sta possibilità e... Wow. Ok. Problema risolto. Per un po', a quanto pare per sempre. Grande. Se hai ancora un po' di Somnum nel tuo inventario, puoi usarlo come risorsa ultima per sfuggire alla morte quando il nemico ti cattura. Ma fai attenzione perché crearlo costa molto, potrebbe penalizzare, bla bla bla, non ho finito di leggere. Interessante, per cui si potrebbe utilizzare, ragazzi, proprio come ultima spiaggia, però non è che puoi usarlo così spesso, perché appunto costa tanto la creazione, per cui uno, diciamo che deve usarlo saggiamente. Questa cosa lo rende ancora più interessante, perché ti fa pensare, no, è meglio che me lo tengo in caso mi dovesse servire per ammazzare silenziosamente qualcuno, giustamente. Premi quando compare l'icona per chiedere ai tuoi compagni di interagire con alcuni oggetti. Ok. Quando compare l'icona, quando compare l'icona, quando compare l'icona. Ok, comparsa l'icona. Lucas? I'll try. Grazie, risparmio di questa fatica. I'm going to drop it. Look out! Aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Oh! But we had better hurry. Ah, ok, aspetta, però qua ci stanno cose da prendere. Aspettate, aspettate, ragazzi, non ne voglio perdere niente. Mi sa che dovrai... Approfittiamo, approfittiamo. Oddio, ok. Ci siamo salvati, ragazzi, per il rotto della cuffia. Non so dov'è Lucas. Lucas! Can you take care of it? I can't, Amicia. Ah, ci sono i topi qua sotto, giustamente, amore, scusa, scusa. Qua posso accendere questa torcia, ragazzi? Ecco qua. Problema risolto, vieni, Lucas! Vabbè, come l'ho detto, vai. Take care of it. All right. Ma non credo che si aprirà qua, che cosa farà sta roba? Ci deve prendere, ok, un bastone, perfetto, per cui dovremmo tornare dove è Lucas? That's it. Perfetto, perfetto. Ok, ok, riattivalo pure, caro. Scusa, ti ho fatto faticare tipo un paio di volte che c'era bisogno, però... Andiamo, andiamo, Hugo, vieni, 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 Hugo! La croce tua madre! Lu, Hugo! I'm following. Hugo! I'll be back soon. Stay oh! Here. Ma vieni con me! Ok, tempo perso. You go! Ma dove cazzo vai? Non ci sto a credere! Quando gli ho detto prima di venire non si è mosso sto brutto deficiente! Adesso è andato a morire ammazzato in mezzo ai topi! Vabbè. Ok, Lucas, vabbè, rifacciamo, rifacciamo. Ok, dammelo pure, sì! Grazie! Adesso stammi in colla qua il culo! I need you to do this. E... forza e coraggio!
Ecco fatto. Direi che adesso possiamo andare, ragazzi. Andiamo, va. Abbiamo perso fin troppo tempo oggi cincischiando. Allora. Hugo did the hard part. Sì, I sì. Want us to get out of here. Lo so, amore. Come on. Let's go. Andiamo, va. Davvero vuoi che passiamo là sotto? Ma davvero davvero? Andiamo un attimo di qua, vediamo che cosa abbiamo. C'è un banco da lavoro. No, aspetta, c'è. Ah? Ok. Qua c'è una cassa, direi di aprirla. Pam 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 pam. Zolfo, 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 alcol. Ah, c'è un banco da lavoro, avevo visto bene. Vabbè, non possiamo migliorare. Una cippa, come sempre. Niente da fare. Allora, questo può prendere poco, ragazzi, eh. Ci ricordiamo che non brucerà tanto a lungo, per cui direi di muoverci. Ecco fatto. Adesso questo bisogna spaccarlo. Adesso poco. Sì, l'ho visto, amore, l'ho visto. Allora, ragazzi, cioè non è che mi dovete suggerire per forza ogni cosa. Stavo un attimo guardando qua in giro. Oh, ecco qua. Oh, e dobbiamo stare. No, va, sta andando da solo. Ok, dobbiamo passare tutto quella cosa che è appena crollata. Sì, sì, per adesso. Muoviamoci. Prendiamo tutto. Ok, madonna, ragazzi, questo scenario apocalittico è veramente agghiacciante. Allora, buon uomo, io direi che è arrivata la sua ora. Mi dispiace davvero, questa è una morte veramente agghiacciante, ragazzi. E vediamo un po'. Ciao. Those are bodies, aren't they? Yes. Bodies. Cadaveri? Sì, ok, direi che saranno la cosa perfetta per attirare i nostri franco. Don't look, Hugo. Meglio, no? Meglio che sono in fiamme da un lato. No, col cavolo, così i topi non ci vanno, manco morti ce vanno. Allora, qua ci sono dei ramoscelli, ragazzi, perfetto. Per cui dovremmo usare il nifer qua. Tac. Scusate, ragazzi, vabbè, datemi il tempo di passare, dico io, no? Dopodiché direi di accendere qua il nostro ramoscello della salvezza. Qua abbiamo il nostro bel ammasso di cadaveri in fiamme. Non ci resta che procedere da questa parte, ragazzi. Perfetto. Qua abbiamo della luce che ci salva le chiappozze. Qua c'è un ramoscello che non so che dovrebbe servire, a meno che lì c'è qualche materiale. Potrebbe essere, però a sto punto non so se rischiare le chiappe. Poi non vedo niente di luccicante, per cui... I can't. Ecco. Missia. Ah, mannaggia. I don't feel well. What's the matter? My head. The macula. He's afraid. We have to get out of here. Hugo? Hugo, think of the frogs. Remember how they jumped? You were chasing them. Come on, let's go and see some more. Yes, we have to get out of here, Amicia. Sì, we will, amore, this place can't go on forever, right? Io ti salverò, io ti aiuterò, io sarò sempre qui per te, piccolino, ok? Probabilmente, ragazzi, questo episodio durerà un po', però io direi di giocare ogni capitolo per ogni video, perché sennò magari si spezzano le cose, sinceramente non mi va. Per cui aspettatevi che alcuni episodi durino un pochettino più di altri, magari. Courage, lads! I know you're tired. I know there's not enough of us, and I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Come on then. Guyenne is ours. Oh, piano, ti prego, fa che nessuno mi veda, perché mi entra un panico, ragazzi, quando qualcuno mi vede. Allora, questo qua possiamo distrarlo, ragazzi. Possiamo distrarlo facendolo andare di là, per cui direi di usare il nostro sassolino. That was a noise, right? Reckon it was. Vada, buon uomo, vada. È così attento, fa così bene il suo lavoro.
Perfetto, almeno questa ce la siamo scampata. Almeno adesso, eh. Per adesso, tanto qua è sempre pieno di gente. Siano inglesi, siano quelli dell'Inquisizione, chiunque sia. I'm very tired. Lo so, amore. Look, there are trees again. I think we're getting to the end. Finally. Madonna santa. Tutti sti ammassi sempre di cadaveri, animali, esseri umani. Say something, asshole. That's my sister, you bastard. Now let us go. You'll never see us again, I swear. No chance. Where I come from, hey, we execute. What about them? Spot. You're just gonna let them go? What? Hey! Now! Ammazzatelo, ammazzatelo! Soldiers, there's trouble over here. Let's get out of here. We're following them. Ecco, ci possiamo fidare? Oh oh! Oh no! Dai! Oh! Oh cazzaro la miseria! Cioè mi fate giocare tutto l'episodio e finisce così, cioè che questi vengono presi. Oh mio Dio, no veramente ragazzi non me lo sarei aspettato perché cioè stavamo andando tanto tranquilli, non ci hanno visto, yuhu, andiamo al Chateau de Caspe, là e poi alla fine mi tirano una botta in testa, finisce così, cioè nel senso svenuta, che non si sa chi ci ha preso, dove ci portano. Va bene, il prossimo capitolo quindi si intitola Beni danneggiati, sarà il sesto. Siamo dentro una cella, una gabbia, come si può definire, non lo so, per cui inizieremo proprio la grande nel prossimo episodio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!